Ci ammonti. Dico, ma guarda, Monti è un destino, viene sempre dopo un comico, sempre, gli tocca sempre venire dopo, che proprio sta scritto, e proprio gli tocca proprio, guarda, sempre dopo un comico, guarda che la cosa, vabbè. E poi, è un'idea sua, tutte idee sue che mi ha, ragazzi, questa crisi, voi non vi preoccupate che noi ne usciamo, non è che siamo persone civili, non è che siamo come nel Medioevo, lo dire, io leggendo queste cose di Dante, ho letto un po' di storia, i parlamenti del Medioevo, i governi, mamma, voi di chi erano terribili, c'erano il parlamento dei ladri, c'erano dei corrotti, c'erano persone con avvisi di garanzia nel Medioevo nei parlamenti, gente che rubava, gente che magari li compravano i parlamentari, passavano da uno schieramento all'altro nel Medioevo, avevano tutti bambacciati, voi mi direte, non ci credo, è così, è dentro il Parlamento. E nel Medioevo e c'erano un sacco di privilegi, scorte, cavalli blu, tutti questi cavalli blu che non potevano, orge, si facevano orge, questa era la vita nel Medioevo, capito che invece oggi stiamo bene e poi risolviamo tutte le cose. Vi ricordate, volevo dire, un mese fa, prima che Berlusconi si mettesse, l'Italia aveva due grandissimi problemi, ora è rimasto solo il debito pubblico, piano piano, voi vedete che arriveremo a risolvere. C'è una differenza, perché io volevo dire,